prende posto la commissione professor Luca Barbaraito, preside della facoltà di comunicazione. Professor Luca Pellegrini. Professor Pietro Mazzola. Professor Massimiliano Bruni. Professoressa Stefania Romenti. Professoressa Daniela Corsaro. Professor Giambattista Canova, rettore. Buongiorno, benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Solo due parole di introduzione a questa cerimonia. Un paio di anni fa il professor Luca Ricolfi ha pubblicato un libro che si intitola La società signorile di massa, in cui dimostra che dal 2019 in questo paese il numero di persone che vivono di rendita ha superato il numero di persone che vivono di lavoro. È un quadro inquietante, a mio modo di vedere, un quadro allarmante, perché una società in cui chi vive di rendita supera chi vive di lavoro è una società in stato preagonico, è una società destinata a non crescere, semplicemente a tutelare i privilegi di chi vive di rendita. In un quadro aggravato ulteriormente da un'invidia sociale che sembra colpire non i possessori di rendite, ma coloro che ottengono successo grazie all'intrapresa, grazie al lavoro. In una situazione come questa credo sia un dovere da parte di un'università quella di indicare percorsi che vanno in controtendenza, percorsi in cui invece il lavoro, l'intelligenza, la visione, la strategia creano non solo il successo personale ma il bene del Paese. E allora oggi siamo qui a conferire una laurea d'onore ad una di queste figure, a un fondatore, non all'erede di una dinastia imprenditoriale, ma una figura che ha fondato un'impresa, un'azienda ed è stato capace di costruire una dinastia che a partire dal nulla, a partire dal basso, ha dato una dimostrazione di come l'ascensore sociale in questo paese è ancora possibile, purché la si smetta di tutelare soltanto in maniera assistenzialista coloro che vorrebbero schiacciare il lavoro con la difesa della rendita. Per questo sono orgoglioso di avere qui con noi l'ingegnere Antonio Percassi e di averlo fra i laureati della nostra università. E allora chiamo per prima cosa il preside della facoltà, il professor Barbaraito, affinché legga la motivazione con cui la facoltà ha deciso di chiedere il conferimento della laurea ad onorem, la laurea magistrale in marketing, consumi e comunicazione all'ingegner Percassi. Luca Barbaraito. Antonio Percassi ha dato vita negli anni ad una pluralità di iniziative imprenditoriali in diversi settori. Il settore del calcio, quello immobiliare, quello delle attività di distribuzione organizzata, non food. Questa sua eclettica capacità imprenditoriale gli ha consentito di cogliere svariate opportunità seguendo il loro ciclo espansivo, senza necessariamente rimanere legato ad una di queste per tutta la propria vita imprenditoriale. È stato uno dei concessionari più dinamici e attivi nello sviluppo della rete commerciale di Benetton a fine degli anni 70. È stato poi partner di Inditex per l'apertura dei negozi Zara in Italia. Ha quindi partecipato allo sviluppo della rete di vendita di vari brands, quali Nike, Levi's, Gucci, Tommy Hilfiger, Ferrari, La Florent, Victoria's Secret. A fine degli anni 90 decide di puntare anche su marchi propri, dando vita a Kiko Milano, che si afferma come un operatore di rilievo nel settore della cosmetica.
Non abbandona però il suo originario campo di attività, proponendosi come partner per lo sviluppo di reti commerciali a multinazionali di grande prestigio, alle prese con la scelta del miglior modo di entrare nel mercato italiano. Partecipa così allo sviluppo della rete commerciale di Lego e più recentemente di Starbucks. Nel frattempo diviene anche uno dei più importanti operatori specializzati nella progettazione e sviluppo di grandi centri commerciali collocati su tutto il territorio nazionale. Il centro commerciale Orio Center, l'Antegnate Shopping Center e di alcuni outlet village, quali il Franciacorta, il Valdichiana, il Sicilia, il Torino e il Roma. Nel suo eterogeneo percorso professionale non dimentica la prima passione della propria vita professionale. Avendo giocato a calcio a livello professionistico nell'Atalanta, ne acquista il controllo e la gestisce trasformandola in un modello che viene studiato e analizzato non solo dalle altre società italiane, ma anche da molti operatori stranieri per la capacità di creare un forte collegamento con il territorio di riferimento. Perché allora una laurea IULM nella facoltà di comunicazione? Perché questa suggerisce che Antonio Percassi possa essere considerato un imprenditore a tutto tondo, attento ai fenomeni sociali in cui le sue iniziative imprenditoriali si innestano, dotato di una distintiva e multiforme capacità nel settore della distribuzione organizzata, abile gestore dei processi di comunicazione con gli stakeholders di riferimento, impegnato anche in iniziative ad impatto sociale nel suo primario territorio di riferimento. Ancora, Antonio Percassi sembra aver ben colto nella sua gestione alcuni vantaggi che gli studi di management riconoscono alle aziende familiari, essendo la guida di una holding diversificata nella quale lo sviluppo e la crescita di diversi settori è avvenuta sfruttando e valorizzando, tra l'altro, le competenze e le capacità dei figli. Tra gli esempi più recenti della sua innovativa sensibilità imprenditoriale vi è il progetto di rivalutazione del villaggio Crespi d'Adda, patrimonio UNESCO, con l'intento di farne un quartiere produttivo e commerciale, ma anche un polo culturale, con un museo e spazi per la formazione che contribuiscono alla salvaguardia e al rilancio del sito UNESCO. Per tutte queste attività e iniziative, Antonio Percassi si conferma figura originale di imprenditore contemporaneo, attento alla sensibilità e alle dimensioni sociali dell'impresa, capace di usare le più raffinate strategie di marketing e comunicazione al servizio di un progetto imprenditoriale non finalizzato esclusivamente al profitto e tale da meritare pienamente il conferimento di una laurea magistrale honoris causa in marketing, consumi e comunicazione. Grazie. Opla. Laudatio del professor Pietro Mazzola. Buongiorno, buongiorno signore, buongiorno signori. Io assolvo con particolare piacere il compito che mi è stato affidato di pronunciare la laudatio in occasione del conferimento della laurea honoris causa all'ingegnere Antonio Percassi. Come noto, la laurea honoris causa individua delle persone che con la loro attività, con la loro esperienza professionale, con diciamo, l'articolazione delle loro esperienze, mettono a disposizione di tutti noi una serie di elementi utili, di stimoli importanti, stimoli all'avanzamento del sapere, del processo formativo, in ogni caso dei processi sociali che vengono sviluppati all'interno della nostra società. Insomma, in sintesi, viene individuata una persona senza la quale la nostra esperienza culturale, la nostra conoscenza di una specifica materia risulterebbe meno piena e feconda di quanto non lo sia. E la laudatio in questo contesto ha il compito di indicare quelli che sono gli alti meriti della persona che è stata individuata. In questo senso, diciamo, io avrei organizzato la laudatio cercando di rappresentare quella che è l'area disciplinare in cui l'attività, l'esperienza professionale dell'ingegner Percassi
rappresenta per tutti noi un insieme di esperienze, di insegnamenti, di stimoli culturali di particolare rilievo, mettendo poi in luce quelli che sono i tratti distintivi di questa sua esperienza che hanno contribuito all'avanzamento della nostra conoscenza in quest'area. Ecco, ed è chiaro che se uno osserva il percorso professionale dell'ingegnere Percassi, il tema, l'area di specializzazione naturale ed evidente che ci offre l'ingegner Percassi è quello riportato nel titolo di questa laudatio, l'imprenditorialità, perché la sua è una storia di iniziative imprenditoriali, non una, ma una serie di iniziative imprenditoriali in sequenza e in parallelo, e vedremo che questo è un aspetto particolare. Orientamento imprenditoriale perché l'imprenditorialità è figlia di un comportamento che si delinea in alcuni tratti, tutti presenti nella storia professionale dell'ingegner Percassi, e anche questo tema del portfolio entrepreneurship, che veniva male tradotto in italiano, imprenditore di portafoglio, che dà l'idea di come nella storia dell'ingegner Percassi queste iniziative, anziché limitarsi, esaurirsi in una sola azienda, si siano poi sviluppate formando un gruppo imprenditoriale, che è un elemento di grande interesse per questo tipo, per questo campo disciplinare. Ma si tratta anzitutto di capire se questo è un campo disciplinare, se quindi quest'area di specializzazione è un'area, diciamo, che è riconosciuta come importante all'interno delle materie che vengono studiate, approfondite, che servono per la formazione e per lo sviluppo della società civile. Ecco, il tema dell'imprenditorialità è un tema che non ha a che vedere con il funzionamento delle imprese, ha a che vedere con la nascita e il rinnovamento delle imprese, ha a che vedere con la capacità di individuare una serie di elementi che sono presenti all'interno della nostra società, sparsi, disponibili per tutti, dei bisogni non soddisfatti, dei prodotti non ancora inventati, delle risorse che potrebbero essere valorizzate, degli stakeholders che chiedono, che sono disponibili a essere coinvolti in un'iniziativa imprenditoriale che non c'è. E la capacità imprenditoriale allora è quell'elemento di creatività, quell'elemento di capacità, di commitment, che consente di andare a cogliere questi elementi che sono sparsi a disposizione di tutti e metterli in ordine. Metterli in ordine, metterli a sistema e farli funzionare come un'azienda, che prima non c'era. È un dato che uno può dire, ma è scontato, non è così difficile individuare o sviluppare un'iniziativa, un nuovo centro commerciale e farlo diventare uno dei più importanti centri commerciali in Europa. Sì, sì, lo dicevano anche in passato, no? Non è mica complesso far rimanere in piedi un uovo. Ma fin tanto che qualcuno non ci ha fatto vedere come si faceva a tenere in piedi un uovo, questa capacità non c'era. Quindi l'imprenditorialità è quel guizzo creativo e anche quella capacità di commitment, di trovare delle soluzioni a problemi che tutti noi, tutti coloro che sono coinvolti nel mondo delle imprese, del funzionamento delle imprese, hanno davanti e che però non sono ancora stati risolti. E questo è un tema, questo tema di individuare opportunità imprenditoriali, di valorizzarle, di creare nuove iniziative imprenditoriali, che è stato definito da un lavoro seminale che è largamente citato in tutti gli studi di management come un field, come un'area disciplinare di grandissimo interesse per gli studi che riguardano l'azienda e la nostra società. È stato detto in quello stesso articolo citatissimo che in realtà l'imprenditorialità è un po' come il sale nelle ricette. Senza imprenditorialità si fa fatica a capire o non si capisce fino in fondo qual è l'andamento dei mercati, il comportamento delle imprese. Manca un pezzo nel processo di comprensione della nostra società e del funzionamento delle imprese. Come diceva il nostro rettore, l'imprenditorialità
è quella capacità che consente di creare cose nuove o di rilanciare cose in funzionamento e quindi assume grande importanza per spiegare la dinamica di un sistema. Tant'è vero che a livello di impatto è stato riconosciuto che l'imprenditorialità genera soprattutto occupazione e crescita. Non è tanto un tema di profitto, è un tema di creare posti di lavoro che nascono da questa capacità di cogliere opportunità e di far crescere il fatturato, il famoso PIL, insomma. E quindi un dato che è un dato complessivo di sistema particolarmente interessante. Ebbene, se uno va a vedere la storia imprenditoriale dell'ingegner Percassi, trova questo aspetto, cioè l'ingegner Percassi come motore, promotore, motore di tutta una serie di iniziative, di tutta una serie di opportunità imprenditoriali che oggi possono sembrare scontate ma che prima non c'erano. Prima non c'era un centro commerciale in un'area che poteva essere utilizzata in altri modi, prima non c'era una grande catena che ha tentato o ha posto al centro della sua idea imprenditoriale quella di democratizzare i prodotti della cosmetica. Non c'erano lo sviluppo di una serie di catene su marchi rilevanti, addirittura diciamo, non c'era l'idea di portare in Italia un marchio che ha rivoluzionato la lettura, il modo di consumare il caffè in Italia, la patria del caffè. Quindi questo è un po', diciamo, il filo rosso, questa imprenditorialità, questa capacità imprenditoriale che si legge nella storia professionale dell'ingegner Percassi. E quanto all'impatto di questa sua capacità, beh, a me sembra che si possano citare tre numeri semplici che sono stati tratti dal bilancio del suo gruppo dello scorso anno, che è l'anno che giunge la fine di un difficilissimo periodo di pandemia che ha colpito in particolare il settore di operatività del gruppo. In ogni caso quel gruppo, partendo, come è stato detto, da zero, è arrivato a occupare 5.400 persone circa, a fatturare più di 470 milioni in quell'anno particolarmente difficile, a essere presente in 23 paesi. L'altro giorno, mentre preparavo questa laudatio, ho provato a calcolare quanti imprenditori come l'ingegner Percassi sarebbero necessari per risolvere il problema della disoccupazione in Italia. Ecco, è un numero che si trova facilmente, un numero contenuto, perché la capacità di generare posti di lavoro è davvero un elemento prezioso per il nostro Paese, come per tutte le economie. Ma vediamo quali sono i tratti dell'imprenditorialità dell'ingegner Percassi, quelli che sono utili anche per questa area disciplinare specifica. Ebbene, diciamo, all'interno degli studi di imprenditorialità è noto che il tema dell'imprenditorialità si legge, si riconosce in tre tratti specifici, una postura che si risolve in tre tratti specifici: l'orientamento all'innovazione, l'innovativeness, la capacità di agire prima degli altri e la disponibilità a assumere dei rischi, perché senza rischio non c'è imprenditorialità. E allora ho provato a ripercorrere la storia professionale dell'ingegner Percassi sulla base delle fonti che erano disponibili e la sua storia racconta di questi tre tratti, cioè sono proprio riscontrabili appieno, è un elemento di studio interessante. La collezione, lo sviluppo della catena Chicco è, diciamo, un'idea che va a cogliere delle opportunità che non c'erano prima, che vengono colte con un orientamento, diciamo, innovativo, così come il negozio di Starbucks di Piazza Cordusio, a me sembra, sia un qualcosa che dà l'idea immediatamente della capacità di innovare, cioè di trovare delle soluzioni nuove. Ma c'è anche la capacità di arrivare prima degli altri, perché un conto è arrivare secondi nel creare qualcosa, un conto è essere capaci di arrivare prima degli altri e poi condizionare lo sviluppo operativo successivo, il mercato successivo. E mi sembrava che, ad esempio, il caso dello sviluppo del centro commerciale di Orio al Serio sia proprio un'evidenza di una capacità di individuare prima di altri delle formule imprenditoriali che possono funzionare e che altri non avevano ancora individuate.
Mi sembra che la storia dell'ingegner Percassi racconti anche di una disponibilità ad assumere i rischi dell'attività imprenditoriale, e li assume sia sostenendo gli impegni, gli investimenti necessari per il lancio delle nuove iniziative, gli impegni importanti come quelli per il lancio e la diffusione di Chicco, sia andando a mettere una serie di iniziative in parallelo, no? Quindi non aspetta che termini, che vada a buon fine un'iniziativa per farne partire un'altra, ce ne sono più che si muovono in parallelo, assumendo delle iniziative che certo possono apparire rischiose, ad esempio portare Starbucks nella patria del caffè, ci vuole del coraggio, mi verrebbe da dire. E poi un altro atto che secondo me, sono un appassionato, un tifoso di calcio come molti, un altro atto che secondo me è di grande coraggio è di assumere, di acquistare una squadra che è legatissima al suo territorio, alla città di riferimento, con un rapporto fortissimo, quindi si assume un rischio importante e la gestisce con uno spirito imprenditoriale, cioè attento a creare valore su tutti i fronti, arrivando addirittura ad interessare fondi stranieri, stakeholders, altri che entrano al fine di consolidare e rendere ancora più forte questa iniziativa. Ecco, oggi è una cosa chiara, quando è stato iniziato questo percorso, è un percorso che richiedeva certamente la disponibilità ad assumere un rischio. Quindi questi tre tratti sono tutti rintracciabili nella storia imprenditoriale dell'ingegner Percassi. Ma c'è un altro elemento che è particolarmente interessante e che ho pensato di segnalare in questa laudatio, e cioè che se uno va a vedere questa storia imprenditoriale, bene, questa storia imprenditoriale non è concentrata su una sola iniziativa, non è una sola iniziativa che viene cresciuta, sviluppata, articolata. La storia imprenditoriale dell'ingegner Percassi è la storia di una serie di iniziative che vengono sviluppate in parallelo, in sequenza o in parallelo. Si parte con lo sviluppo di una catena di negozi Benetton, poi si sviluppa il rapporto di collaborazione con il gruppo Inditex, poi se ne sviluppano altre in parallelo, poi si sviluppano i marchi propri, poi si sviluppa altre cose ancora, contemporaneamente si sviluppano dei centri commerciali. In sintesi, quello di fronte al quale ci troviamo è ciò che è stato definito nella letteratura sull'imprenditorialità un imprenditore seriale. Non un imprenditore che fa un'iniziativa e si ferma, un imprenditore che continua a sviluppare, a cogliere nuove opportunità, tra l'altro mantenendo il proprio impegno sulle iniziative già iniziate, così da formare in buona sostanza un portafoglio di iniziative imprenditoriali, così da diventare un portfolio entrepreneur, che è una figura che è stata largamente studiata come di grande interesse da alcuni ricercatori negli ultimi anni, proprio perché si è visto che attraverso questa attività gli imprenditori sono in grado di creare dei gruppi economici, cioè di creare più sviluppo, cioè di creare più fatturato, con una grande attenzione a cogliere tutte le opportunità che si presentano all'interno di uno specifico settore. E qua si vede bene come il gruppo, nuovamente anche solo, questo emerge chiaramente dalla lettura del bilancio consolidato del gruppo, come il gruppo operi in tutta una serie di settori e poi all'interno del settore in tutta una serie di comparti, all'interno di ciascun comparto, con una serie di iniziative che si affiancano, formando un gruppo imprenditoriale, che è una realtà particolarmente interessante per gli studi di imprenditorialità. I tre settori in cui opera sono certamente quello della distribuzione, quello immobiliare, quello del retail, quello immobiliare e quello sportivo, ma l'elemento di grande interesse è proprio questa capacità peculiare di avviare tante iniziative e di gestirle. Naturalmente, per fare questo tipo di attività non bastano le competenze che servono per avviare un'iniziativa. Sono state studiate, siccome
È un caso di grande interesse per i sistemi economici, un grande interesse proprio per il loro impatto potenziale sui sistemi economici. Questi gruppi sono stati studiati andando a capire quali erano le competenze che consentivano a taluni imprenditori di operare in modo seriale diventando imprenditori di portafoglio, portfolio entrepreneur. E qua nuovamente il caso Percassi è di grande interesse perché si vede bene queste competenze che hanno consentito lo sviluppo di questo portafoglio. Sono delle competenze specifiche di un settore. Se uno ripercorre la storia imprenditoriale dell'ingegner Percassi, a me sembra, posso sbagliarmi, che si veda bene come si fertilizzino le conoscenze di due settori. Il settore, diciamo, immobiliare, dove probabilmente l'ingegner Percassi ha mosso i primi passi della propria attività nell'azienda di famiglia, e il settore della distribuzione, dove ha sviluppato del know-how specifico molto particolare, tanto da consentirgli poi di avviare tutta una serie di iniziative proprio combinando, articolando queste due competenze. Ma non si fermano qua le competenze che emergono dalla storia del gruppo Percassi, perché quello che emerge è che il gruppo Percassi ha sviluppato anche un'altra competenza che viene riconosciuta come molto importante per lo sviluppo dei gruppi imprenditoriali, che è quello della reputazione. La reputazione all'interno di uno specifico settore che consente al gruppo oggi di essere interlocutore di chi vuol fare certe iniziative. L'elevata reputazione all'interno del settore del retail probabilmente rende questo gruppo l'interlocutore privilegiato di una serie di operatori esteri che intendono, che vorrebbero sviluppare in Italia la loro rete. E mi sembra importante anche segnalare un'altra competenza che traspare dalla storia e che pure è stata citata in precedenza, e cioè il fatto che, diciamo, anche per effetto dei successi registrati, il gruppo Percassi abbia sviluppato quello che è chiamato anche un capitale relazionale, un solido capitale sociale, che ad esempio ha consentito al gruppo Percassi in più casi di attrarre delle risorse manageriali, perché senza quelle risorse manageriali oggi non sarebbe possibile gestire questo gruppo, di attrarre delle risorse finanziarie, coinvolgendo anche alcuni fondi di private equity e anche alcuni investitori istituzionali che sono serviti a consolidare queste iniziative. E senza questo capitale relazionale sarebbe difficile immaginare che questo gruppo possa, diciamo, o potesse arrivare ai livelli a cui è arrivato oggi, no? Ecco, a me sembra quindi, e in chiusura, che la storia del gruppo imprenditoriale sviluppato dall'ingegner Percassi sia una storia che consente ai ricercatori, ai formatori, comunque alla società civile, di imparare una serie di cose, di apprendere una serie di cose, di avere degli stimoli importanti per lo sviluppo della conoscenza e per il miglioramento del nostro comportamento in questa specifica area disciplinare. E mi sembra anche che consolidi un messaggio, che è un messaggio forte di questa università, e cioè che questa università deve confrontarsi con la società che la circonda, con gli operatori della società, con gli operatori che operano in questa società, e dialogare in modo costruttivo con questi, imparando anche, tutte le volte che c'è da imparare, dalla loro storia e dalla loro esperienza. E quindi in questo contesto a me pare chiaro che la storia imprenditoriale dell'ingegner Percassi costituisca, offra stimoli ed esperienze di grande interesse per chi voglia studiare il tema dell'imprenditorialità, per chi voglia studiare questa disciplina, dando così un chiaro e pacifico supporto al conferimento di questa laurea honoris causa. È il momento della proclamazione, un attimo che arriva la pergamena, grazie Caterina.
Allora, noi, professor Giambattista Canova, rettore della Libera Università di Lingua e Comunicazione Yulm, in nome della Repubblica Italiana, vista la deliberazione del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Comunicazione del 28 ottobre 2020, approvata dal Ministero e dal Ministro dell'Università e della Ricerca in data 11 maggio 2021, conferiamo a Antonio Percassi la laurea magistrale honoris causa in marketing, consumi e comunicazione. Grazie. Okay. Andiamo a firmare il registro. Dell'ingegner Antonio Percassi. Posso toglierlo? No, vabbè, ma io a questo punto vado a casa. Cioè. Ah, no, ma io mica mi ricordavo di tutte queste robe che abbiamo fatto. Veramente è stato bellissimo la presentazione, fatto da due fuori classe. Allora, anch'io devo dire qualcosa e mi auguro vi piaccia. Buongiorno a tutti e grazie di cuore per essere qui oggi. È sempre stato per me un sacrificio dover parlare. E già questo basterebbe per dire che il rettore, il professor Gianni Canova, e il senato accademico della vostra prestigiosa università, che ringrazio per l'onore che mi fanno oggi, stanno prendendo un abbaglio nell'assegnarmi una laurea honoris causa in comunicazione. Quindi posso andare a casa. Qualcosina di più so dei consumi e marketing, ma sulla comunicazione dovete sapere che appena è possibile io amo chiuderla in fretta. Alle parole ho sempre preferito i fatti. Vi prego dunque di non attendervi una lezione memorabile. Al massimo me la potrei cavare ripetendo che anche voi il tormentone che mi accompagna da quando ho ripreso in mano Atalanta, speriamo di salvarci. Ma in questo caso devo dire speriamo di salvarmi. Non amo parlare, e tantomeno parlare di me. Ma questa circostanza è così sorprendente che per una volta ho deciso di abbassare la guardia e raccontarvi qualcosa del mio viaggio. Sono nato a Clusone, per me il più bel posto al mondo, un paesino sopra Bergamo in Val Seriana. Mio papà era minatore in Svizzera e per contratto poteva tornare a casa solo una volta all'anno. Mia mamma... portava avanti la famiglia, quattro maschi e due femmine. Quella dei nostri paesi, all'inizio degli anni 60, era una vita povera. Il lavoro non c'era. Anche i miei fratelli, più grandi, erano emigrati in Svizzera, facevano i muratori. Io allora li guardavo e pensavo, speriamo di non dover andare anch'io all'estero quando sarò più grande. Un anno il papà rientrò in anticipo dalla Svizzera, era malato di silicosi, poco tempo dopo morì. A un certo punto mio fratello Rino, il secondo, si rifiutò di tornare in Svizzera e gli altri fratelli fecero lo stesso. Un impresario diede loro un incarico di costruire una casetta e io divenni, nelle vacanze estive, il loro primo boccia. Non quello dell'Atalanta. Avevo 8 o 9 anni. Con la bici facevo avanti e indietro dal cantiere a portare la colazione e il pranzo. È cominciata così. E quell'esperienza ce l'ho dentro ancora. 3 cose sono rimaste impresse allora. E che oggi tengo a trasmettere anche a voi. Primo, lavorare. Secondo, essere seri. Terzo, una parola data vale più di un contratto firmato. Da allora, quando ho dato la mia parola, l'ho sempre mantenuta e questo mi ha agevolato nel mandare in porto operazioni complicate. Facevo il boccia fino alle 7 di sera. Cenavo al volo e via di corsa all'oratorio a giocare a pallone. L'oratorio era la vera casa di tutti i ragazzi.
tutti là e i genitori sapevano dove erano i figli. E poi a Clusone c'era la stazione del treno che d'estate portava i milanesi in vacanza. Noi ragazzi aiutavamo i turisti a portare le valigie, ci davano 10, 20, 30 lire e ci sentivamo ricchi. Ma il bello per noi era conoscere le ragazze milanesi e questo mandava su tutte le furie le nostre di Clusone per tutto il periodo estivo. Erano incazzate nero. Poi a settembre però ogni anno dovevamo inventarci delle scuse per recuperarle. Il clou dell'estate era il torneo di calcio all'oratorio, un autentico evento con 2 o 3 mila spettatori. Venni schierato come attaccante, vincemmo e fui premiato come miglior giocatore. Alla fine della premiazione entrò negli spogliatoi un mio vicino di casa e mi disse: Antonio, domani vieni con me, ti porto a fare un provino alla Atalanta. Non ci potevo credere, l'Atalanta? Ma per noi ragazzi l'Atalanta era il massimo. E poi Bergamo, io a Bergamo non c'ero mai stato, era tutto un sogno. La prima volta che misi piedi in città mi feci fare una foto in centro, davanti al monumento del Donizetti. Per me era come essere a New York. Il provino andò bene e il calcio da quel momento non fu più solamente un gioco. I dirigenti dell'Atalanta erano severi, rigidi, fantastici. Chiedevano il massimo dell'educazione e del rispetto. Anche quel timbro mi è rimasto dentro. E ancora oggi il settore giovanile dell'Atalanta conserva quell'impronta. A 17 anni debuttai in prima squadra contro il Brari, che allora era uno squadrone. Pareggiamo. Non avevo dormito per 3 notti. Il mio tempo ero semi stordito il primo tempo. Il secondo andò meglio. Nell'estate successiva fui aggregato con la prima squadra. Giocare tra i professionisti era meraviglioso. Eravamo pagati, serviti, riveriti. Viaggiavamo e alloggiavamo in hotel di lusso. Dell'Atalanta divenni anche capitano. C'era solo un momento che col passare del tempo cominciò a pesarmi quando giocavamo, il sabato pomeriggio. Al mattino c'era l'allenamento, al pomeriggio invece era tempo libero e dovevamo fare quello che ci dicevano, un momento di riposo dopo il pranzo e alle 4 immancabilmente tutti al cinema. E qui devo chiedere perdono al rettore Canova e a voi appassionati della settima arte, ma io allora ero già un giovane curioso, alla ricerca soprattutto di nuove tendenze nel mondo del retail. Volevo solo girovagare per i vari centri città e vedere cosa piaceva di più alla gente. Ma per farlo non sapevo più che scusa inventarmi. Al mister dicevo che avevo paura del buio, che mi veniva la nausea, che stavo male, tutte cose così. Ma alla fine mi autorizzava sempre. Nei centri delle città venete, come Verona, Vicenza, Padova, mi colpirono in particolare i negozi Benetton, che erano sempre pieni, strapieni di clienti. La cosa mi incuriosì e pensai che potesse essere un'occasione. Quindi un lunedì mi chiamai il centralino della Benetton a Treviso e chiesi di parlare con la segretaria del signor Luciano. Le dissi che ero un calciatore importante, sì, esagerai un po' tanto, e che mi sarebbe piaciuto aprire un negozio con il loro marchio a Bergamo. Feci il simpatico, usai tutte le armi a mia disposizione per convincerla a prendermi seriamente. E Luciano Benetton mi richiamò quasi subito. Volai a Treviso in macchina. Disse che lo aveva incuriosito il fatto che prima di me nessun giocatore di calcio si fosse proposto e mi promise di venire a Bergamo. Tu intanto trovi un negozio in centro, mi disse. Allora investii tutto quello che avevo e presi un negozio sul viale principale della città. Luciano venne, lo guardò, ma non lo vidi entusiasta. Ma mi dice, ma solo una vetrina. Io dico, gli risposi che io avevo già speso tutti i soldi per quel locale. Va bene, facciamo un test, vediamo se funziona. In una parola mi autorizzò. A Bergamo c'era già un negozio Benetton e dirottammo quindi il loro secondo marchio che si chiamava Tomato. Quel giorno cambiò la mia vita per la seconda volta. Avevo 23 anni. Non ha mai più provato, ma mai mai, ve lo assicuro, l'ansia, l'emozione e l'adrenalina dell'apertura di quel primo negozio. Volevo che con tutto me stesso che le cose andassero bene. In un'epoca lontana dalle grandi campagne di marketing moderne, feci in modo che a Bergamo tutti sapessero del mio negozio, della nuova apertura. Divulgai messaggi pubblicitari attraverso la radio, sfruttando subito questo nuovo mezzo di trasmissione
che allora era appena sbarcato nella nostra città. Una vera innovazione. Distribuì gratuitamente magliette e cappellini allo stadio, indossati poi da tutti i tifosi per l'intera partita. Coinvolsi tutti i miei compagni dell'Atalanta, portandoli allo store. Aprimmo un lunedì pomeriggio, ed io ero terrorizzato. Oltre al calciatore, in quel periodo facevo il grossista di abbigliamento. Quel giorno stavo facendo una trattativa alla Rinascente di Bergamo. Chiamo all'1:30 col cuore in gola e dal negozio mi dicono: non c'è nessuno. Porca miseria, ho detto. Tre quarti d'ora dopo, stessa risposta. Dentro di me pensai: sono rovinato. A un quarto alle tre richiamai per la terza volta e in sottofondo sentii musica, sentii casino. E la responsabile del negozio mi disse che era strapieno. Piantai in asso quelli della Rinascente, passai agitatissimo 4-5 semafori rossi e corsi verso il negozio. Era ancora pieno e fuori c'era tantissima gente in coda. Fu un grandissimo successo ed è stato l'inizio della mia vita da imprenditore. Tutto avvenuto in quel momento, in seguito avrei solo fatto qualcosina in più. Ero un buon calciatore. Se ci fosse stato però il mister Gasperini, sarei diventato un ottimo giocatore, un grande giocatore, ma da quel giorno l'unica cosa che mi appassionava davvero divennero i negozi, i consumi, il commercio. All'Atalanta si resero conto in fretta che ero distratto da altro. Mi prendevano in giro, dicevano che ormai facevo un altro mestiere, che ero sempre l'ultimo ad arrivare ed il primo ad andare via dagli spogliatoi. Replicavo che non era così, invece era vero, anche perché il futuro un pochino mi faceva paura. Vedevo i giocatori verso fine carriera arrivare con dei macchinoni, ostentando chissà quale ricchezza. Ma io sapevo che mica avevano tutti quei soldi e non avevano pensato a cosa fare quando avrebbero smesso. In estate mi vendettero al Cesena, dove venni accolto con tutti gli onori. Io però finivo gli allenamenti e mi dicevo: ma adesso cosa faccio qui? Passavo il tempo al telefono per sapere del negozio con l'idea di aprirne altri. Cominciai a fare la spola con Bergamo 2 volte a settimana, avanti e indietro in macchina di giorno e di notte, finché una volta finita la partita, anziché salire sul pullman che ogni domenica sera ci riportava in ritiro, senza dire niente a nessuno, scappai. A metà strada mi fermai in autogrill e chiamai mia moglie, allora mica c'erano i cellulari, e per avvertirla che sarei tornato. Ma dove sei? Mi disse. A Cesena ti stanno cercando tutti e non gli hai detto che stai venendo a casa. No, ma se ti richiamano di a loro che io li ringrazio davvero per tutto, ma non tornerò più. Il giorno dopo mi scusai con quella brava gente, in modo particolare con il presidente del Cesena, e dissi loro che avevo deciso di non fare più il calciatore, che avrei voluto provare a fare l'imprenditore. Iniziò così un viaggio straordinario. Collaborando con i Benetton aprì i negozi in tutto il mondo, tra cui America, Germania, Svizzera, Messico, Russia. C'era l'Unione Sovietica e sulla Piazza Rossa fummo il primo marchio occidentale ad arrivare. Mai nessun altro brand aveva osato aprire. Imparai tantissimo dai Benetton, davvero, fino a quando le nostre strade si divisero. Avevo trovato un locale magnifico per aprire un loro negozio a Milano, un ex cinema, vedete, non so perché, ma il cinema ha sempre segnato dei passi importanti del mio viaggio. Luciano Benetton prima mi disse di sì, poi di no. Ci rimasi male, perché avevo in mano un locale enorme, ma niente con cui riempirlo. Allora decisi di provare il colpaccio. In quegli anni, in Spagna, c'era un imprenditore che nel campo della moda stava facendo grandissime cose. Si chiama Amancio Ortega, oggi è il quarto uomo più ricco al mondo. La sua azienda si chiama Inditex, il cui brand più importante e famoso è Zara. Come anni prima avevo fatto con Luciano Benetton, lo chiamai. Riuscii a fissare un incontro da lui in Spagna, trattammo e trovammo l'accordo. Prima di firmare, Ortega, da persona seria che è, mi chiese di andare per l'ultima volta ad offrire quel negozio a Luciano Benetton. Avevo lavorato una vita con lui ed era giusto comportarmi correttamente fino all'ultimo. Ortega mi chiede tempo entro e non oltre il mezzogiorno successivo. Alle 12:01 non rispondo più, se non ho la tua risposta. Corsi a Treviso e Benetton confermò: non siamo interessati a quel negozio. Gli dissi di Ortega e si irrigidì. Il nostro rapporto a quel punto termina qui, mi rispose. Insomma, venne su un casino, col tempo però siamo tornati ad essere grandi amici e lui è anche un grande appassionato di Atalanta. Finito l'incontro, chiamai Ortega ed aprì con noi il suo primo negozio Zara in Italia, quello che ancora oggi è uno dei più bei negozi al mondo, quale
quello di, in corso Vittorio Emanuele a Milano, io vendetti tutti i negozi della Benetton e portai in Italia Zara e tutti i brand del gruppo. Fu una rivoluzione. L'accordo con Zara trasformò il nostro gruppo in uno dei più importanti soggetti del retail in Italia e in Europa. Oggi dicono che siamo i re del retail. Grandissimi marchi si sono rivolti a noi per sbarcare in Italia o in altri paesi e per questo per me è un grande orgoglio. Nike, Swatch, Starbucks, Lego, Yves Saint Laurent, Gucci, Victoria's Secret, Armani sono solo alcuni dei brand internazionali con cui abbiamo stretto accordi in questi anni, grazie al lavoro dei miei figli Stefano e Matteo. In tanti anni di lavoro nel settore posso dire, senza falsa modestia, che siamo davvero tra i migliori, anche se, credetemi, nella vita non smetterete mai di imparare. Se mi chiedete però come ci siamo riusciti, beh, non saprei dirvi. Certo, abbiamo lavorato sodo. Certo, abbiamo messo passione e competenza, ma non era scontato. O meglio, il successo non era scontato per gli altri. Perché io, ogni volta che stringevo una mano, che chiudevo un accordo, che investivo su un progetto, sentivo dentro di me che sarebbe andata bene. Per me era evidente, lo vedevo che avrebbe funzionato e non capivo come gli altri non lo vedessero. È sempre andata così. Quando ho immaginato e poi realizzato Olio Center, non riuscivo a capire come fosse possibile che nessuno vedesse il potenziale di un grandissimo centro commerciale di eccellenza di fronte ad un aeroporto in grande crescita e che oggi è tra i primi in Italia. Quando ho deciso di investire su San Pellegrino Terme, realizzando lì un complesso termale tra i più belli e progettando tutta la riqualificazione urbana, non mi capacitavo del fatto che tutti mi dessero del matto. Qui ho l'acqua per far pubblicità. Matti per me sono quelli che non ci credono, perché non si rendono conto di cosa hanno in mano. Ma scusate, la San Pellegrino è uno dei marchi più conosciuti a livello internazionale, com'era possibile che nessuno investisse nella cittadina? Tra l'altro ormai decadenti, da cui nasce l'acqua più famosa al mondo. È andata così con Kiko, un'iniziativa partita da un'idea di mio figlio Stefano e avviata nel 97-98 e che oggi è il brand italiano nella cosmetica forse più importante, presente in 55 paesi e che dà lavoro a 9.000 persone. È andata così, con gli Outer Village in Franciacorta, a Fogliano della Chiana, in Sicilia, a Torino. Adesso apriremo quello di Roma. Con lo stadio di Bergamo noi siamo stati tra i primi, tra le prime società ad avere uno stadio di proprietà e tutti ci davano dei matti. Una società piccola di provincia che acquisiva lo stadio di proprietà, ma per noi era importante realizzare il vero fortino dell'Atalanta, dove i tifosi sentissero a casa e che potesse essere adeguato agli standard europei. E così è. E poi ci sono stati tanti food, il mondo del food e mille altre iniziative. Andrà così, ne sono certo, anche con Crespi Dadda, un luogo magico tra Bergamo e Milano, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo addirittura d'arrivo, con le autorizzazioni sarà un bellissimo progetto internazionale. Ogni volta mi dicevano è una follia, sei un matto, ma se c'è una qualità che mi riconosco è quella di non perdermi mai d'animo. Quando ci sono cose difficili o complicate o più complicate sento in me una volontà di affrontarle, vedo lo spiraglio e dico ce la facciamo. E allora vado avanti deciso, fortuna che poi gli altri mi vengono dietro a partire dai miei figli, ne ho sei. Stefano, Matteo, Luca, Giuliana, che si dedicano ai merchandising dello store Atalanta, Federica, che è responsabile PR ed eventi, in Chico e il piccolo Michael, che però deve solo pensare a studiare. Ammetto che è qui, compagno della mamma. Ammetto di non essere un padre presente come avrei voluto, ma oggi i miei figli ci sono e molto dei nostri successi li devo anche a loro. Anche con l'Atalanta è un po' andata così. Certo, non avrei mai immaginato che avremmo potuto giocare in Champions League, affrontare squadre come Liverpool, Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayer Leverkusen, Manchester United, Borussia Dortmund e molte altre. Ma sapevo che con passione, umiltà e programmazione avremmo potuto costruire qualcosa di importante. Il resto lo hanno fatto mio figlio Luca, mister Gasperini, i ragazzi e tutti quelli che lavorano ogni giorno all'Atalanta. Io me la godo, soffro però come una bestia e faccio il tifo. L'Atalanta è un grandissimo grattacapo che non ti molla mai, occupa in modo particolare anche il sabato e la domenica, ma quella io ce l'ho nel cuore. Sono stato presidente due volte, la prima comandavano gli altri, la seconda non ho commesso lo stesso errore. Bergamo è una città piccola, un satellite di Milano, e tuttavia la sua squadra oggi è conosciuta in tutto il mondo. Credo che una delle chiavi del successo sia stato anche il fatto di essere riusciti a declinare questa passione nel marketing. Nel calcio non vendi un prodotto, ma emozioni, un'appartenenza.
per esempio regalare a tutti i neonati che nascono a Bergamo una maglietta è stata una scelta, diventata un simbolo di tutto questo. Un popolare podcast inglese ha addirittura elogiato questa mia iniziativa come una delle operazioni marketing più riuscite in ambito sportivo. Oggi le magliettine neonato sono richieste in tutto il mondo, dalla Francia, Svizzera, Lituania, Australia, Paesi Bassi, Inghilterra, USA e perfino Emirati Arabi. Mi sono un po' dilungato, scusate, ma questo è stato il mio viaggio. Come vi dicevo, non credo di avere grandi insegnamenti da passare, ma un consiglio sì, voglio darvelo. Siate curiosi, aprite gli occhi, ascoltate le persone intelligenti, scegliete sempre i migliori collaboratori. La mia fortuna è dovuta in buona parte a loro. Viviamo in un'epoca in cui è possibile avere conoscenze sconfinate, in cui tutto è in portata di clic. Ma non basta per capire la realtà. Il mondo va guardato con gli occhi, non solo attraverso uno schermo. Osservate, ascoltate, immaginate e poi provateci, senza troppi proclami, a un passo dopo l'altro, con pazienza. Piedi per terra sempre e ovviamente e poi speriamo di salvarci. Questo è il sigillo della IULM che ti doniamo come ricordo di questa giornata. Grazie mille, grazie a tutti. E come ultimo dono c'è il nostro rappresentante degli studenti del Senato Accademico. Salve. Prego Simone. Volevo consegnarle a nome del tutto il gruppo IULM Sport un simbolo, come ha anche detto lei, no, a nome di un'università che ha deciso di impegnarsi nello sport come strumento di marketing, ma anche come strumento di co-creazione di valori. Come vedete ci sono un sacco di ragazzi qui, sono solo una parte, ci sono 90 atleti all'attivo in questo momento e sono molto felice di far parte di questo gruppo. Ringrazio il rettore in primis per il supporto che ci ha dato, alla professoressa Murtarelli per il supporto, per avermi sopportato ogni giorno, e i ragazzi che si impegnano, così come la dottoressa Quadri che non c'è oggi, che ci ha supportato sin dall'inizio. Le volevo consegnare la nostra maglietta, magari farla riportare indietro di qualche anno, magari. Aspetta, perché c'ho una foto. Come si faceva una volta. Fustia. Meno male che mi avete ingaggiato, per cui io qui ho garanzia di mangiare e star bene. Poi, ci servono sempre forze fresche. Tutti forza Atalanta, devi far diventare Atalantini. Non posso. Come seconda squadra, dai, mettiamola così. D'accordo, prima forza IULM. Bravo, grazie, complimenti. Mille. Complimenti. Bravo. Complimenti. Anche la cortina. Grazie. Bene. Bene. Grazie a tutti, grazie di aver partecipato a questo momento, grazie a Percassi per questa splendida lezione che ci ha dato. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Buona giornata. La cerimonia è dunque terminata, grazie per essere stati i nostri ospiti e vi auguriamo una buona giornata.